La cosa interessante invece dal punto di vista dei movimenti è la costruzione di una pratica di abitare, una pratica dell'insediamento in spazi vuoti, abbandonati, che sono spazi spesso della speculazione, oggetto di speculazione, spazi in attesa, e il riuscire a stabilizzare delle persone, quindi delle vite, costruire una vita dignitosa secondo dei rapporti che sono differenti da quelli economici, quindi creare delle relazioni interne, un gruppo di occupanti, di persone che si basi sul mutuo appoggio, sul mutuo aiuto, sull'autofinanziamento, sulla costruzione di una cassa comune, di un'assemblea di gestione che decide giorno per giorno, settimana per settimana, le cose da fare, le riparazioni, i lavori, eccetera, in cui si riesca a mantenere una dimensione che non è quello, lo stabile viene liberato e ognuno c'ha il suo spazio e ci si fa dentro quello che ci si costruisce la sua casa, immagine dell'immaginario della casa borghese o della casetta che chiude fuori tutto il resto del mondo, ma una forma di cooperazione reale che specialmente in questo periodo in cui la crisi si fa sentire molto più mordente anche nel suo pieno, ha una sua importanza e che secondo me è l'aspetto che va valutato di più. E questo, la difficoltà che c'è appunto comunque si basa intorno a due elementi che bisogna riuscire a coniugare, appunto le esigenze individuali, personali di chi si trova senza casa, che può essere il lavoratore migrante, il lavoratore che non, dei cantieri edili che poi non trova più lavoro, la badante che gli muore il badato e quindi si ritrova in mezzo di strada, o lo sfrattato per morosità che non ha nessuna risposta o soluzione allo sfratto cui gli viene dato. Queste persone hanno delle esigenze che sono esigenze individuali, nelle quali bisogna riuscire invece a trasmettere un senso di comunità, una costruzione di rapporti personali, solidali, che fanno sì che si possano poi affrontare dei lavori, delle opere, delle trasformazioni di uno spazio che l'individuo non sarebbe in grado di fare da sé, ma che 100 individui riuniti in un collettivo invece possono fare con un sforzo molto minore. Questo come premessa per creare le condizioni perché da un'occupazione poi ci sia lo stabilizzarsi di questa occupazione e mantenga quindi un radicamento nel territorio, costruendo poi anche dei legami e dei rapporti con il territorio, con il quartiere, con la gente intorno, nel senso che una fabbrica abbandonata che viene occupata da un centinaio di immigrati romeni, eccetera, può essere vista, può scatenare delle ronde o dei movimenti appunto di rivolta, di protesta dei comitati civici, no? Cosiddetti dei cittadini civici da una parte, ma dall'altra si può porre anche in modo diverso quando vedono che lo spazio viene ripulito, che si aprono anche degli spazi e delle attività che sono aperte al quartiere, che si fanno delle iniziative che comunque dialogano con il quartiere e con le problematiche del quartiere, perché allora magari se c'è anche uno sportello di consulenza, una cosa, il vicino che sta sul palazzo di fronte, che vede i rumeni che arrivano, poi si rende conto che forse tra 3 mesi non ce la farà più a pagare l'affitto, comincia a scendere e dire ma anch'io come posso fare? E se lì trova invece di vedere in questa situazione il nemico che è venuto a togliergli la sicurezza che aveva, invece trova un appoggio, un'apertura, una possibilità, no? E questo diventa un momento che rafforza l'occupazione e rafforza il radicamento nel territorio e la continuità dell'esperienza. Questo perché poi
uno degli elementi per cui poi dopo si può arrivare all'altro livello, quello di tradurre questa cosa in politica da parte delle istituzioni, uno degli ingredienti è il fatto che queste esperienze rimangano, permangano, sia che lasciano una traccia, sia che comunque permangano nel tempo, che si stabilizzino. Quindi la resistenza diventa un elemento primario rispetto a questa cosa, cioè occupare un luogo significa innanzitutto garantire, riuscire a evitare lo sgombero. E più quanto maggiore il tempo si riesce a ottenere questa cosa, tanto maggiore poi è l'interesse da parte delle istituzioni a dire bene, allora vediamo di regolarizzarlo, di dargli una forma, una norma. Che anche questo è un rischio, però poi dopo ci si trova al secondo passaggio in cui ci si trova imbrigliati nelle norme, a dover formare cooperative, a doversi cominciare a rapportare non più con l'assemblea di gestione ma con l'assemblea della cooperativa, con i commercialisti, con consulenti del lavoro, con fiscalisti, eccetera. Però questo è un passaggio che si costruisce nel tempo.